Nella quiete delle montagne di Cordova nacque un bambino di nome Francesco Solano. I suoi genitori, gente di buona famiglia, lo videro crescere con un cuore puro e un'anima ardente. A 20 anni sentì una voce interiore che lo chiamava e così si unì ai francescani, consacrando la sua vita a Dio. Con passione e dedizione divenne sacerdote e la sua voce risuonò come un canto di speranza e fede per tutta la Spagna meridionale. Una terribile peste colpì Montoro e Francesco si fece coraggio, affrontando la malattia con la stessa dedizione che aveva per la sua fede. Anche quando contrasse la peste, non smise di assistere i bisognosi, diventando un faro di luce in un mare di disperazione. Francesco desiderava ardentemente essere missionario in Africa, ma Dio aveva altri piani per lui. Su ordine dei suoi superiori e per volere del re, si imbarcò per le terre lontane del Perù. Durante il viaggio, una tempesta feroce colpì la loro nave. Tutti cercarono di mettersi in salvo, abbandonando un gruppo di schiavi africani. Ma Francesco, con un cuore colmo d'amore, rimase con loro, battezzandoli e condividendo il loro destino. Quando la nave affondò, guidò i superstiti a riva, dove furono poi salvati. Arrivato in Perù, Francesco trovò una terra bisognosa di fede e speranza. Il suo cuore vibrava per la gente del posto, per i nativi e i colonizzatori spagnoli. Viaggiò instancabilmente attraverso le vaste terre, imparando le lingue locali e portando il messaggio del Vangelo nei villaggi più remoti. La sua presenza era un balsamo per le anime sofferenti, un raggio di speranza in una terra dimenticata. Francesco giunse nella provincia di Tucumán, una regione selvaggia e lontana. Qui, tra le montagne e le foreste, battezzò molti e portò il cristianesimo tra le tribù indigene. Difese con coraggio gli indigeni dai maltrattamenti dei padroni spagnoli, trovando sempre un modo per proteggere i più deboli. Con un violino rudimentale suonava melodie dolci per le tribù, trasformando le notti della giungla in momenti di gioia e preghiera. Con il tempo la sua fama si sparse. A Lima, la sua presenza incuteva timore e riverenza. Le sue omelie sulla fine del mondo scuotevano le coscienze e il viceré dovette intervenire per calmare la paura del popolo. Francesco non si fermò mai, nemmeno quando la sua salute cominciò a vacillare. Continuò a predicare e a guarire, a portare conforto e speranza. Le sue mani, che avevano battezzato più di 200.000 anime, erano ora stanche, ma il suo spirito rimase luminoso fino alla fine. Quando Francesco lasciò questo mondo, fu accompagnato nel suo ultimo viaggio dal viceré, dall'arcivescovo e da molte altre autorità. Il suo culto si diffuse rapidamente e il suo nome divenne sinonimo di speranza e fede. Il racconto di Francesco Solano è un inno all'amore e alla dedizione. La sua vita, un viaggio tra terre lontane e cuori vicini, rimane un esempio luminoso di ciò che significa veramente essere un servo di Dio. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.